Fausto, come stringete. Un omaggio alla bellezza. D'Andria, cercate di andare un po' più a tempo. Gli date un ritmo così bizzarro a questo valzer. Un ritmo reumatico, cara signora. E perché non provate a cambiare braccio? Perché non provate invece a cambiare musica? Questo valzer non è di vostro gusto? No, no, è magnifico. Ma sapete, da quando avete cominciato a suonarlo non ho più vinto un colpo. Ah, sì, veramente. Questa è una musica che porta fortuna soltanto ad Isola. Ho infilato tutta una serie di 8 e di 9. Il nostro amico ci sta riducendo al verde, caro Alfredo. Attento, barone, chi ha fortuna il gioco? Lui. È tornato a Napoli da 2 giorni e già. Ah. Ti ringrazio della fama che mi stai creando. Otto. Ah. Enrico. Volete farmi un favore? Volentieri, signore. Scusate. Prendo io il tuo posto. Benissimo. Scusate, mi si è slacciata la scarpetta. Grazie. Sarei curioso di sapere cosa fa di là l'avvocato Regoli con tuo marito. Non capisco, è più di un'ora che parla. Ma l'avevi invitato tu, Regoli? No, questo no. Neanche questo. Ma quello dell'incartamento Ferrante deve essere nel mezzo, uno di quelli. Ah, sì, sì, ecco. Trovatelo. Ferrante, esatto. Sì, sì, sì. Le copie autentiche sono nel mio studio. La causa è rimandata. Comunque l'esito è sicuro. No, adesso se non vi dispiace, avvocato, vi prego, chiudete. Datemi la chiave. Ecco, ingegnere. Grazie. Voi forse vi sarete meravigliato di questo inventario. Ma come sapete, io ho sempre amato l'esattezza in tutto. Se non fosse l'età che ho e questo presentimento nel cuore, vi sarebbero altre situazioni da sistemare. Boh, oramai. Ed ora, avvocato, un'ultima preghiera. Vi prego di voler consegnare al più presto questa busta al notaio Rinaldi. Sì, sì, è il mio testamento. Ma ingegnere. No, no, vi prego, ve l'ho detto, io amo l'esattezza. Disturbo? Ah, questi affari, ma mi sembra questa l'ora di parlare di affari. Come stai, caro? Come ti senti? Sto bene, sto bene. Perché non viene un po' di là a distrarti? Allora siamo intesi su tutto, avvocato. Scusate se vi ho disturbato in un'ora così inopportuna. Buonanotte, ingegnere. Buonanotte. Addio, cara, più tardi. Vi precedo, avvocato. Grazie. Allora, signora, buonanotte anche a voi. Come ve ne andate? Eh sì, è tardi. Ah, no, no, io non vi lascio andare via. Ora vi sequestro io. Uh-huh. Fermatevi almeno a bere un bicchierino di liquore. Non posso, signora. Io la mattina sono costretto ad alzarmi molto per tempo. E poi, sono vestito così. Ma che cosa importa? Francesco, per questa volta farete uno strappalare. Francesco, prendete la borsa della bocca. No, grazie. Come volete. Prego. Oh, è finita la seduta? Ciao, Fabio, non sapevo che eri qui. Sai, stasera a tavola papà non ha parlato che di te. Perché te l'immagini? Noi non vogliamo sapere nulla. Non volete giocare, avvocato? No. No, grazie, signore. Non gioco mai. Io scommetto che l'integerrimo avvocato Regoli non ha mai toccato in vita sua altro che carte bollate. Proprio così. Infatti ognuno gioca con le carte che ha. Buonasera. Buonasera. Buonasera, signore. Vi accompagno. Grazie. Com'è che non portate la fede? Siete ammogliato, no? Sì, sì. Mi pare di sì. Ma è una storia vecchia. 4 anni, tanto vecchia che quasi non me ne ricordo più, specie quando sono vicino a una creatura attraente come voi. Capisco, però quell'anello che portate al posto della fede è molto più attraente. Mi piace? Sì, perché? Povero diamante, è così stanco di essere solitario. Se voi voleste tenergli un po' di compagnia stanotte. Spacciato. E allora? Non sono riuscita a capirci nulla, è furbo l'avvocato. Ma sono certa che lui deve avergli detto tutto. E dentro quella borsa doveva esserci qualche cosa. Forse un documento molto importante. Vedi, abbiamo avuto la stessa idea. Ma cosa ti è venuto in mente a tuo marito così tutto a un tratto? Ma non lo so. E non me ne importa.
Lo sai che questa sera non mi hai dato neanche un bacio. Avanti, avanti. Scusate, volevo salutare. Volete già lasciarci, Delera? Devo ancora passare al circo. Stavo anch'io salutando lo signore. Esco con te, ti accompagno fino all'angolo di Toledo. Scusate, vado a salutare. Prego. Allora domani sera da noi, vero? Non avete ricevuto l'invito? No, veramente. Oh, vi arriverà, certamente. Si festeggiano i 60 anni di papà, ci sarà qualche amico. Voi e anche vostro marito, se vuole, non potete mancare. Vi sono molto, molto grata. Era da parecchio che desideravo portare mio omaggio alla duchessa vostra madre. Ecco fatto. Vogliamo andare? Prego. Prego. Portate di là quella scala, presto. E quel vaso lì, nell'angolo. Voi fatevi dare dal giardiniere qualche ramo di lilla. Piacciono molto al signor Duca. Felice, felice. Cosa c'è? Cosa avete lì? La colazione del duchino Alfredo. E allora? Non c'è. Come non c'è? E che ne so io? Non c'è. Ho bussato, sono entrata nella stanza, ma il letto è come l'avevo preparato ieri sera. Ha passato la notte fuori. Come vi permettete di ridere? Non bisogna mai giudicare l'operato dei padroni. Giudicavo? Mi è venuto da ridere. Male, malissimo. E ora via. Riportare il cioccolato in cucina e soprattutto ricordarsi di tenere la bocca ben chiusa e tenersi pronti tutti per gli auguri al signor Duca appena io chiamerò. Va bene. A nome di tutta la servitù auguro ogni bene a voi, signor Duca, alla signora Duchessa e alla famiglia tutta. Grazie, caro Felice. Da tanti anni sei nella nostra famiglia. E anche a voi, tante grazie. Questo vostro pensiero mi commuove. Spero che nell'avvenire... Guardalo. Ma cosa fa? Ma non lo so, è in agitazione da stamattina perché ha trovato una gardenia sulla mia toletta. Una gardenia che avevo comprato da una bambina a Chiaia. Ha paura che la tradisca. Ma scusa, perché non glielo dici? Non lo crederebbe. Grazie, signor Duca. Signora Duchessa. Io non ne posso più. Credi, cara, che è proprio un martirio. Sono certa che stai parlando di Teodoro. È il mio incubo, mi ha ridotta alla disperazione. Alle volte sono costretta a uscire, a andare in chiesa, proprio per respirare. E ti pare di far bene? E di chi è la colpa? Mia, forse? Dall'altro, a forza di guardarlo, mi sono accorta che è anche brutto. Ha perfino una macchia gialla nell'occhio sinistro. Giulia, scusa un momento. Ecco, ci siamo. Ho qualche cosa da dirti. Ti prego. Buongiorno, sorellina. Ciao, Teodoro. Buongiorno. Tanti auguri, papà. Grazie. Scusate se sono in ritardo, ma ho fatto tutto un sonno. Sì, sì, proprio come un bambino. Vieni di là un momento. Alfredo? Eccomi, papà. E allora, visto che tutti se ne sono andati, vuoi che parliamo anche noi per quella decisione che devi prendere oggi? Sentite, mamma, preferisco dirvi subito quello che penso. D'altronde voi non dovreste ignorare il sentimento che c'è tra me ed Enrico. Fammi la grazia di chiamarlo di Riverbella e non Enrico. O meglio di non nominarlo affatto. Uno scapestrato, il tuo Enrico, ne bada che uso una parola indulgente. Uno scapestrato che nella sua vita ha fatto una sola cosa buona. Quale? Quella di non chiedere la tua mano. Mamma. Sì. Perché sapeva che tuo padre l'avrebbe fatto mettere alla porta. Anche voi prestate fede alle calunnie che girano sul suo corpo. Ma se credete di convincermi con questi argomenti a diventare la moglie di Fabio Regoli, un borghesuccio, avvocato fin sopra i capelli. Fabio Regoli è un uomo serio e simpatico. È un caracciolo per parte di madre. È un uomo che col suo talento ha saputo farsi un patrimonio e un nome. Non ha un titolo. Oh, ma quando vediamo, e purtroppo anche in casa nostra con Giulia, certi matrimoni aristocratici dare così brutta prova. Ed è proprio con me che volete tentare la prova contraria. Santa pazienza. Ricordati che Regoli è ricco. Tieni presente che i tempi non sono più quelli di una volta, anche per una Herrera. Insomma, mamma. Insomma, tu sai che ho promesso a Fabio una risposta per questa sera. Spero che non vorrai procurarmi l'umiliazione di mancare a una mia promessa. C'è solo questo da rispondere, che farà di me un infelice. Perché io non potrò mai amarlo. Emma,
Lasciatemi andare, mamma. Sono così triste. Direi delle parole amare. Perdonatemi. Ah, voi. Scusatemi, volevo rimettere a posto questo libro. Vorrei sapere perché me li avete messi tutti sopra i miei poveri libri. Ah, già, perdonatemi, ma ho trovato questa gardenia. Ah, sì? E dove? E dove, lo so io dove. E ho voluto vedere che cosa significa gardenia nel linguaggio dei fiori. E ho trovato. E cosa significa? Amore corrisposto. È chiaro. Ma siete un uomo, voi. Un marito che sospetta della propria moglie non è meno sciocco di quello che non la vigila mai. Non mi va, ecco, non mi va. E Giulia ha scoperto che avete una macchia gialla nell'occhio sinistro. Una macchia gialla? Già, un difetto. E quando si incominciano a trovare dei difetti nel proprio marito, è un gran brutto segno. Io non ho mai trovato nessuna macchia negli occhi di mio marito. Vi sta bene. Questo, lascia che te lo dica, non è assolutamente dignitoso. Anch'io sono stato giovane. Anche a me piaceva la vita elegante. Beh, cosa fai? Dormi? No, papà, penso. Ecco, bravo. Pensa una volta tanto al me. È necessario che la tua vita cambi. Hai ben inteso? Prendi esempio da Fabio. Ma è insopportabile con tutte le sue virtù. Anche stanotte. Ebbene, cosa stanotte? Stanotte? Ho detto stanotte. È strano. Senti, Alfredo, perché non hai un po' più di confidenza in me? Credi che non possa capirti? Sì, papà, l'ho sempre desiderato. Dunque, perché non mi dici tutto di te? Le tue aspirazioni, quello che più desideri. Posso proprio? Sì. Allora, avrei bisogno di 5.000 lire. No. Fino alla fine del mese neppure più un soldo. Basta con le tue prodezze da imbecille. Basta con questa tua vita da ozioso. Calmatevi, caro, calmatevi. Non dovete inquietarvi così. E tu, Alfredo, chiedi subito scusa a tuo padre. Non è questione di scuse. Scusate, papà. Fabio. Un uomo che ha il cattivo gusto di chiamarsi Fabio. Te lo immagini poi, essere chiamata la signora Regoli, senza un titolo. Perché è ricco, se crede di comprarmi coi suoi soldi, quando faccio un confronto fra lui ed Enrico. Ma per parte di madre è nobile. Nobile o no, lo sposo per obbedienza. Ma ne riparleremo poi. Separazione dopo un mese, vedrete. Ah, nessuno pensa alla mia infelicità. Senti, Giulia, dovrei chiederti un favore. Un piccolo prestito, sai, per giocare un cavallo. È sicuro, però. Lo sai che mio marito non è molto generoso. Non si tratta di poco. Hai giocato ancora, eh? Sì, ieri sera, in casa Gioiosi. Ma perché frequenti sempre quella casa? Gioiosi, andiamo, non sono peggiori di tanti altri. La loro casa è frequentata benissimo. Me l'immagino. E invece no. C'erano Dante e Dacchiardi d'Isola e naturalmente Enrico di Riverbella. Ma già, lui è di famiglia. Ma che dici? Se lo sanno tutti chi se la intende con Amelia. Non lo credo. Oh, ciao tu. Ma da dove salti fuori? Arrivo persino a pensare che siano stati loro a mandarti qui per calunniare Enrico. Ma sei diventata matta. E allora, se vuoi proprio saperlo, ti dirò che li ho visti che si baciavano stanotte nel salottino di casa Gioiosi. Ma è impossibile. Se fino a 3 giorni fa diceva di amarmi. Non vedo che cosa ci sia di catastrofico in tutto questo. Può amare te e costeggiare Amelia. Del resto anche tu devi sposare Fabio, no? Ma Alfredo! Perché? Ho detto qualche cosa di male. Di male? No. Perché tu non capisci. Da perfetto incosciente. Duca di Belsito. Conte e la contessa di Ragusa. Donna Livia di Sant'Elmo, capitano Capece, don Gennaro Valdeschi. Il barone e la baronessa Fabrizio. Donna Ersilia Brandineschi. Donna Ersilia Brandineschi. Sapete, è la prima volta. Sostituisco il titolare della cronaca mondana. Se vuole dirmi qualche altro nome. Con piacere. Grazie.
E per esempio, quella dama laggiù insieme alla duchessina Herrera. È la baronessa d'Isola, vecchia nobiltà. Ah, grazie, il marito sarebbe? E il marito sarebbe... E il marito sarebbe? Giovinotto, ho qualche impegno, a più tardi. Ah, sì. Ma che cosa cerca? Niente, avevo visto vostro marito e osservavo... Che cosa? È un gran parlatore vostro marito. Provate. Sarà mezz'ora che parla con mia moglie. Ma dite un po', voi non siete un po' invidiosa? Di che, mio Dio? Ma del patto che si occupi di un'altra signora. Dovrei passare la vita allora a invidiare qualcuno. Ho osservato che vostro marito porta un fiore all'occhiello. Sarà stata una gardenia, lui le adora. Una gardenia? Uh-huh. Avete detto una gardenia? Sì, perché... Scusate, baronessa. Scusate. Ma è proprio matto tuo cognato. Conte Enrico di Riverbella. Duca, vi prego di accettare i miei auguri. Grazie, Enrico. Il marchese e la marchesa Sorrentino. Scusami, cara. Sentite, care, io sono molto stanca. Volete accompagnarmi a sedere? Si potrebbe dire all'orchestra di cominciare. La signora Gioiosi. E chi ha invitato costei? Duchessa, vi sono molto grata dell'invito. Prego, signora. Alfredo ha perfettamente interpretato il pensiero mio e del duca. Mamma, vogliamo dire all'orchestra di cominciare? Certo. Volete ballare? Proprio che io sia una bambina. Se non posso spiegarti tutto, non potresti comprendere. Ti giuro che tra me e quella donna... Come andata la Luisa, non credete a me. Senti, Enrico. Tu conosci vero la signora Gioiosi? Sì, mi sembra. Come state, duchessina? Bene. Solo che qui l'aria diventa irrespirabile. Permettete. Prego. Allora io vado un momento nel salone. Scusate. Uh-huh. Mi sembra che non ti faccia molto piacere di vedermi nel tuo ambiente. Certe cose dovresti capirle da te. Semplice ma offensivo. Non so, ho l'impressione di essere venuta in un momento poco opportuno. Insomma, meglio. Contegno, mio caro, contegno. Vieni qui, dammi il braccio. Bravo. E adesso andiamo a ballare. Ho avuto l'ordine di pregarvi, appena foste venuto, di attendere il signor Duca nella saletta. Va bene. Prego, signor avvocato. Ah, finalmente. Avete l'aria di cercare qualcuno. Io? Già, il barone d'Isola, per esempio. Io? Ma voi mi state rendendo la vita impossibile con questi vostri ridicoli sospetti. Ah, ridicoli, dite voi. Già. E forse anche pericolosi. Come sarebbe a dire? Desidero una spiegazione. Mi resta soltanto a dirvi che la decisione di nostra figlia Emma concorda pienamente con i nostri più cari desideri. Sono felice e fiero delle vostre parole, duca. Permettetemi, duchessa, di deporre nelle vostre mani la promessa della più tenera devozione per colei che sarà la compagna della mia vita. Grazie, padre. Ci conto. Thank you.
ben arrivato, caro Fabio. È così che possiamo chiamarvi adesso, vero? Cara sorellina, buonasera. Buonasera. Sono alla ricerca di Emma. Mi pare di averla vista laggiù. Grazie. Permettete, prego. Siete voi. Vi ho fatto paura. Scusate. Non mi piace essere spiata. Ma io non vi spiavo. Vi guardavo semplicemente. Permettete. Prego. Lasciate che vi dica che sono felice e che vi sono riconoscente. Vi prego, non mi ringraziate. Perché? Perché non so in coscienza se lo merito. Pensate forse che la mia devozione e la mia costanza non sono del tutto indegne della decisione che avete preso. Non dovreste trascurare di accennare anche alla vostra modestia. Ora? No, sarebbe fuori di luogo. Se voi sapeste, Emma, come mi sento sicuro adesso che posso dedicarvi tutta la vita per farvi felice. Io non vi ho mai parlato di quanto abbia atteso, Emma, e di quanto in questa lunga attesa io vi sia stato vicino e vi abbia osservata. Aspettate ancora un momento. Vi prego. Ma se mi avete osservata, avrete notato che fra me e... Ho capito anche questo. E allora avrete anche capito che, accettando di diventare vostra moglie, io ho semplicemente ubbidito a mio padre e a mia madre. Non è molto, ma è già un principio. Più in là, ubbidirete anche all'impulso di essere la più cara delle mogli. Non ci contate troppo. E soprattutto non mi esasperate con la vostra sicurezza. Vedete, Emma, questa sicurezza mi viene dal fatto di aver sempre guardato diritto davanti a me. E dalla fede che ho nella vita, quella vera, quella che si svolge al di là e al di fuori di tutte le apparenze e di tutte le convenzioni. E forse voi pure, ma pensate e credete come me. Vi prego, andiamo di là. Voi non battete le mani. Vi concedete questo ballo? Voglio vedere i giornali. Scusate, avvocato, due parole. Oh, caro notaro, non possiamo rimandare. Ma sapete, si tratta della questione Gioiosi. Gioiosi, ma io non me ne occupo più. Davvero? E da quando? Da quando ho capito di essere d'impaccio a qualcuno. Intendete dire di Riverbella? Forse sapete, notaro, a me piacciono le cose chiare, è un mio difettaccio. La cooperativa? Già, ma forse soltanto quello. Insomma, volete spiegare? No, adesso no, ho molta fretta. Ho molta fretta. Comunque ho consegnato tutto l'incartamento all'ingegner Gioiosi questa mattina. Arrivederci, avvocato. Arrivederci. Discorso, che bellezza. Nel momento in cui la benedetta anima morì, aveva tre figli. E di che cosa morì? Non c'era stato per caso un accidente? Ma che accidente? Quella teneva da tanto tempo un dolore qui che le faceva vedere le stelle. Peccato, se fosse stato un accidente... No, signore, come ripeto, quella teneva... Ho capito, quella teneva un dolore lì. Ma perché vi dispiace tanto che non è morta d'accidente, né, avvocato? A me, che me ne importa? E poi già vi ho detto un'altra volta che io non sono l'avvocato, sono il giovane di studio. Ecco, questo sarà l'avvocato. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, Anna. Il tè è pronto? No, no, adesso no. Ho appena il tempo di cambiarmi d'abito. Il parroco vuol sapere se la cerimonia rimane fissata per le 11. Ma certamente, per le 11. Avvocato, c'è gente nello studio. Ma come? Avevo detto a Gennaro che oggi non volevo ricevere nessuno. E va bene.
Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Non vi avevo avvertito che oggi non ricevo. Gliel'ho detto, ma dici che è urgente. Scusate, parlerete col mio sostituto appena rientrerà. C'è di là quell'altra. Quell'altra? Non so, non è mai venuta qui, è una signora. Ma non potevate dirle che io ho da fare? Sì, è entrata di prepotenza. Sentite, fatemi un piacere, tra 5 minuti entrate con la solita pratica. La pratica del comune di Afragola. 5 minuti, mi raccomando. Ah, siete voi. Caro avvocato. Buongiorno, signora. Vi stupisce vedermi qui? No, è molto grazioso. Ho avuto il tempo di ammirare i vostri quadri. Sono splendidi. Vi ringrazio, signora. Se volete accomodarvi. Oh, ma che tono professionale prendete subito. Io che mi ero illusa di fare 4 chiacchiere con voi, così, alla buona. Mi lusingate molto, signora, dedicandomi il vostro tempo. E se voleste dirmi... Lo scopo della visita, si dice così, vero? Perché avete scritto a mio marito che non volete più occuparvi dei suoi affari? Ah, è lui che vi manda? Oh, no, ve lo assicuro. Ma ho letto la vostra lettera e soprattutto ho visto l'umore di mio marito. Vi assicuro, è molto contrariato. La lettera, signora, precisava appunto le ragioni che mi hanno indotto a declinare l'incarico di assistere vostro marito dal punto di vista legale. Divergenze di vedute. Ma è una cosa sulla quale ci si può sempre mettere d'accordo. Le opinioni variano, no? Sono spiacente, signora, ma ho anche questo difetto. Tengo moltissimo alle mie opinioni. E in questo caso sarebbero? Ecco, appunto, di non essere d'accordo con vostro marito sia sull'esito della cooperativa, sia sull'andamento del consorzio. Strano. Sia l'uno che l'altro affare sono stati proposti dal conte di Riverbella. Ma certo si tratta di una semplice coincidenza. Assolutamente, signora, vi prego di crederlo. Peccato, perché mio marito aveva tanta fiducia in voi. Vi diceva sempre tutto. Certamente, tutto quello che potesse avere attinenza con la mia professione. Sì, ma vi considerava come un amico. Quella sera, per esempio, vi ricordate? Quando? Sì, circa un mese fa. Quando vi dette quella busta. Ah, sì, ricordo perfettamente. Dovevate avergli reso un piacere molto importante. Aveva l'aria così soddisfatta. Io pensavo che ci doveva essere qualche cosa di veramente interessante in quella busta. Immagino di sì. Andiamo, avvocato, con i vostri segreti. Signora, io ricevetti quella busta chiusa e così la consegnai a chi dovevo. Avete visto, avvocato, che qui dalla vostra finestra si vede la mia casa? Ah, sì? Venite a vedere. Scusate, avanti! Signor avvocato, la pratica del comune di Afragola. Ma ti pare questo il momento? Mi dispiace di dover incidere, signor avvocato, ma la causa bisogna iscriverla oggi. Già, è vero, mi pare che i termini scadano domani. Già, domani? Sì, sono veramente spiacente, signora. Capisco, avvocato. Vi lascio al vostro lavoro. Allora, prego, vi accompagno. Torno subito. Va bene. Ecco da questa parte. Sono certo, avvocato, che rimarremo buoni amici. Certamente, signora, come potete dubitarne? Verrete a trovarci qualche volta, no? Senza dubbio. Allora, arrivederci. Signora. Buongiorno, signora. Buongiorno. Presto, Anna. Forse faccio ancora in tempo. È tutto pronto, avvocato. Ho preparato l'abito grigio. Bene, dia Giuseppe che tenga pronta la carrozza. Subito. Baronessa, la vostra presenza mi onora assai. Conte, io sono subito da voi. Sì. Ecco qua come è andato l'ombrellino per la vostra signora. Dorne Cri, guardate questi volanti. Marietta, non poco più lunghi questi lastri. Che movimento, che bellezza. Ah, come è andato che occhio che tenete, prego, signora. Come vedo, che ne dite di questo figlio viennese? L'ho fatto venire apposta per... mi spiego. Sono tutte tre di Vienna, puro sangue, sì, signora. Adelì, questa non fa bemolle. Non mi scoccia, penso che la sono tua. Madame, che c'è? La duchessina Herrera. Venite voi, non le va bene niente. Permettete? Concettina, ti affido i signori. I comeratori e la signora tengono un gusto veramente tremendo. 2 minuti soltanto. Duchessina, che tiene questo vestito? Per carità, non mi piace. Guardate le spalle, sono un orrore. Avete ragione, duchessina. Mariette, questo vestito siete più vantabili. È una schifezza proprio. Ma l'abbiamo fatto 2 volte. Lo farete 14 volte fino a che non abbiamo raggiunto la perfezione. Portatelo via. Duchessina, adesso passiamo al vestito di Sergio Grigio. Se vedeste quello lì, una galanteria. Ma vado a pigliarlo, permesso. Che tipo. Perché guardi sempre l'orologio? L'uomo esatto. Doveva essere qui alle 5. Ma di chi parli? Di Fabio. Sono le 5 e ancora non si è visto. Buonasera, cara Emma, baronessa, cara cognatina.
Puntuale, no? Buonasera, avvocato. Buonasera. Voilà. Che charme, che linea. Il creatore parigino lo ha definito parfum de jeunesse. Cosa c'entra poi il profumo con un vestito? E il colore. È la moda di oggi. Ogni vestito ha un nome. Però, ve ne intendete, bravo. Avvocato, che cosa ve ne pare? Grazioso, molto grazioso. Lo sarà ancora di più quando lo indosserete voi, Emma. Cosa ne dici, Giulia? Ah, mi piace molto. Adesso vado a mostrarvi il modello più bello della mia collezione. Quello da viaggio, permettete. A proposito, dove lo farete il vostro viaggio di notte? Già, dove andrete? Ma veramente non abbiamo ancora deciso. Ecco, la duchessa, vostra madre, mi consigliava di passare qualche giorno nelle vostre tenute di Castelletto. E anch'io pensavo che vi avrebbe fatto piacere di vedere i luoghi dove avete trascorso la vostra infanzia. Ma che idee assurde vi vengono. Non ti pare, cara? Ma io non posso pronunciarmi, sai? Ci mancherebbe altro in quella solitudine. E perché non fate, come si dice oggi, un'americanata? Andate alla stazione, lì senza neanche sapere dove va, prendete il primo treno. Oh, che cosa c'è, cara? Ho dimenticato. Che cosa? Lo spillone del cappello verde. Va bene, a Roma ne compreremo un altro. Ma che un altro? Ho bene capito, dovrò rinunciare a mettermi il cappello verde. Credete che sia il caso di tornare a Napoli? Credo che non sia il caso di fare dello spirito. Interessante. Quanto il vostro giornale? Aragosta con maionese. Ma chi era Aragosta? Allora una minestrina in brodo. Sì, brodo con questo caldo. Un filetto di sogliola? No. Pasticcio di fegato? Non mi piace. Benissimo, allora pasticcio di fegato. E la signora? Anche per la signora, naturalmente. Per i vini? Bianco secco. Rosso, dolce. Senza di sapere l'indirizzo dell'avvocato. Non lo so, e poi anche se lo sapessi non ve lo direi. Figurarsi, è in viaggio di notte. Oh, santa pazienza, lo so, ma vi dico che è urgente. C'è il sostituto? Parlate con lui. Oh. Permesso? Buongiorno, signor notaro. Buongiorno. Buongiorno, caro avvocato. Caro notaro, buongiorno. Ho assoluto bisogno di sapere l'indirizzo dell'avvocato Regoli. Ma sapete, l'avvocato mi ha detto di non disturbarlo per nessuna ragione. Se volete dire a me di che si tratta? Si tratta che stanotte è morto l'ingegner Gioiosi. E non sapete se è morto di un accidente? Un accidente? Ah, non lo so, ma non lo credo però. E il conte di Riverbella è stato arrestato. Arrestato? Sì, stamane. Come vedete la cosa è importante. Arresto, si dice. Beh, allora... Dal 15 al 21 a Venezia, albergo Daniele. No, non è possibile, cara, uscire con questo diluvio. Non mi va di rimanere in albergo tutto il pomeriggio. Va bene, se ci tenete proprio, preparatevi, usciamo. Questa Venezia è insopportabile. Domani partiremo per Vienna, ho già fatto prenotare i posti. Vienna. Vienna non sarà più divertente di Roma, di Firenze e di Venezia. E poi bel divertimento, viaggiare così da una città all'altra senza nessuna ragione. Siete nervosa, cara? Sì, sono molto nervosa. E potrei conoscere la ragione dei vostri nervi? Non lo so, non lo so. Perché mi avete sposata? Perché vi amo. Vi amo nonostante i vostri difetti, che sono tanti. Come? Vedete, cara, voi non vi conoscete, io vi conosco. E amandovi, ho pensato che valeva la pena togliervi a chi non vi conosceva e non vi meritava. E quali sarebbero i vostri meriti? Molti. Non siete modesto? No. E siete proprio convinto che io vi stimi? Sì. Sapete qual è il vostro unico merito? Quello di essere ricco? No. È quello di possedere un'educazione morale che mi ha permesso di conquistare un posto nella vita. Io non sono nato ricco, ma oggi posso guardare serenamente al nostro avvenire. Il nostro avvenire? Quello dei nostri figli. Non vi capisco. E invece so che mi capite benissimo, altrimenti non vi avrei fatto l'onore di darvi il mio nome. L'onore? A me che sono nata... Avanti. Un telegramma, signore. Permettete. Scusate, signore, devo confermare i posti per Vienna.
No. Torniamo a Napoli. Bene, signore. Torniamo a Napoli? Sì, cara. Gioiosi con l'isola? Dov'è? Là. Ha fatto presto a consolarsi la vedovella. Buonasera, Marchisa. Buonasera. Buonasera, Marchisa. Avete qualche cosa di nuovo da mostrarmi? E come no, Marchisa, accomodatevi. Accomodatevi, Marchisa. Madame, la signora Gioiosi, la vedova, ha ordinato altri tre vestiti. Tre vestiti, con la buona salute. Ha provveduto, no? Ma ci penso io. Hai visto la signora Buffardi come ci guardava? Quasi quasi non ci salutava nemmeno. Farebbe meglio a pensare ai suoi pasticci. Non agitarti, cara. Mi irrita, sai, la tua indifferenza. Capisco per te, ma per me non è piacevole che la gente commenti. Guarda. Allora, signora, questi vestiti andavano bene? Sì, sì, ho già dato ordine alla ragazza di portarli a casa. Ah, benissimo. E... a posto. Al piacere di rivedervi, barone, signore. Vieni, cara. Edoardo, l'impressione che provo quando penso al nostro... sì, insomma, noi due. Mentre io cerco di evitare che la gente si accorga che sono diventata la tua amante, tu lo vai spangolando dappertutto. Questa passeggiata, per esempio. Ma è per orgoglio, cara. Una bella donna è come un tesoro, un'opera d'arte. È allora che ti si fa piacere essere invidiato. Sa, ma il tuo sguardo mi sembra assente. Che cosa dici? I tuoi occhi guardano me. Ma forse vedono un'altra. Sarebbe un curioso fenomeno di strabismo. Accompagnate la signora, poi tornate. Dicevate, Frank. Ecco, con le reddite delle case d'Agnano, il totale è di 11.600 nette. Non è molto. Credete che una rendita di 11.600 lire sia sufficiente per una vita senza lussi, ben inteso, ma decorosa? Ma, baronessa, dipende dal numero delle persone? Una signora e una bambina. Volete dire che... No, caro Frank, voi mi avete visto fin da piccina, conoscete tutte le mie traversie. Io non ho più nessuna speranza. Ma parlerò io, signor Barone. No, no, inutile. Vedete, è arrivato fino al punto di mostrarsi pubblicamente con la sua amante. L'ultima in ordine di tempo. Seppure questa relazione non ne nasconde un'altra che vuol tenere segreta. Ah, per l'affetto che vi porto, Barone. Grazie, grazie, Franchi. E vi prego, fatemi tenere pronta la mia villetta d'Agnano. Me ne andrò lì con mia figlia. Se proprio volete. Ma mi dovete promettere di tacere con tutti. Non dubitate. Prego, Alfredo, entra. Oh, baronessa. Buongiorno, Alfredo. Notizie di Emma? Sono tornati ieri sera, improvvisamente. Chissà poi perché. Andrò a trovarla domani, la nostra sposina. Ve ne andate, Rita? Sì, devo parlare ancora un momento con Franchi, poi uscirò. Se la vettura sarà tornata ad aver accompagnato la vostra ospite. Già. Io ho sempre detto che ci vorrebbero due vetture in questa casa. Dunque, capisci, un banco sfortunatissimo. Quello che si dice è una vera disdetta. Succede, sai. Succede spesso, anzi. Un sigaro? Grazie. Allora, sai, io non... Sei andato dal Diotallevi, il quale ti avrà fatto mettere un paio di firmette. Ma come lo sai? Ah, scusami, Alfredo, ma hai fatto malissimo. Ma che vuoi, ero disperato. Un debito d'onore così. Ma ci sono io, no? E tu venivi da me. Ah, sei proprio un tesoro d'amico. E quanto? Erano 20.000 lire, due cambiali, ma uno l'ho già pagato. Allora 10. No, 19. Perché la prima era di 1.000. Benissimo. Darò disposizioni al Franco. Oh, naturalmente, al più presto io. Ma non ti preoccupare. È una sciocchezza fra noi. Dicevi dunque che Emma è tornata, eh? Ma sì, stanotte, anzi, devo passare da lei per prendere Giulia. Chissà quante chiacchiere faranno tra di loro. Mi faranno certamente perdere tempo. E io che avevo un appuntamento con Gigi? Beh, oggi mi sento in vena di generosità. Vuoi che vada io per te? No, non esageriamo. No, mi farà piacere salutare Emma.
Ah, sei proprio un amico d'oro. E dove sono i colombi? Da Fabio, nella sua casa al Vomero. E questo è il mio salottino. Oh, ma è un amore questa tua casa. Già, anche questo è merito suo. Lo dici in un modo come se ti rincrescessi. Signora, il cioccolato è pronto. Grazie, andate pure. Che effetto mi fa vederti in funzione di padrona di casa. Sai, per quello che mi importa. E poi, padrone di casa. Io qui sento di essere l'ospite. Il padrone è sempre lui. Ma che dici? Sì, cara, un padrone. Che agisce sempre come gli garba. Ma sempre con l'aria di fare la mia volontà. Sai che cosa ha avuto il coraggio di dirmi un giorno durante il viaggio di nozze? Che se mi avesse creduto una ragazza leggera, non mi avrebbe fatto l'onore di darmi il suo nome. L'onore, lui a me. Non capisco proprio cosa ci trovi da ridere. Non illudetevi. Perché non ho nessuna intenzione di adattarmi ad una simile schiavitù. Parli di schiavitù? Ma non dire sciocchezze. Sai qual è la verità? Fabio deve stare attenta quando parla. Ti fa pensare, tu che non hai mai pensato. Finiamolo di parlare di lui. Come se al mondo non esistesse nessun altro uomo. Mi devi dare tutte le novità. E su chi? Non so, sui nostri amici. Non sai, tutti più o meno la solita vita. Per quello che ti posso dire io, che sono sempre chiusa in casa. Senti, Giulia. Devi dirmi di Enrico. Una cosa sola posso dirti, mia cara, che avevi veramente mal riposto il tuo affetto. Ma quando vi venne offerta la carica di vicepresidente del consorzio, non sapevate che questo avveniva per suggerimento della signora Gioioso? Sì, lo sapevo. E allora? Ma nelle condizioni economiche in cui mi trovavo, con i creditori alle porte ogni giorno, ogni ora. Lo so, voi mi giudicate un essere spregevole. Vi faccio osservare che ho accettato la vostra difesa. Non sta a me giudicarvi, comunque vi posso assicurare che farò tutto il possibile per farvi uscire di qui. Sì, avvocato, salvatemi. Voi solo potete farlo. Voi che siete al corrente delle ragioni per le quali io sono qui. Se sapeste come apprezzo questo vostro intervento, tanto più che io... Vi prego, calmatevi. E rispondetemi con esattezza. Dunque risulta che il giorno 12 gennaio avete ricevuto dalla signora Gioiosi 8.000 lire. E il giorno... Lo condanneranno. Ma Fabio cosa ne pensa? Lui. Ma sei tornato apposta dal viaggio di nozze. No, scusa, non capisco. Tornata apposta per chi? Perché? Per schierarsi anche lui contro Enrico. Ma non ci credo. Immagine che trionfo per lui. Potermi dimostrare che Enrico... Non ti mettere delle idee strane per la testa. Fabio... Fabio, Fabio, pare che ci prendiate tutti gusto a portarlo alle stelle. Entrate. Il signor barone d'Isola. Fate passare. Senti, cara, è già tardi. Bisogna che io me ne vada. Aspetta un momento, se no d'Isola penserà di essere lui a farti scappare. Si può? È permesso presentare gli omaggi alla più bella sposina di Napoli? Caro D'Isola, che piacere rivedervi. Marchesa. E Rita come sta? Sta bene, grazie. Ho saputo che eravate ritornati e non ho resistito alla tentazione di salutarvi, seppure per un istante. E Fabio? Non c'è. Ah, peccato. Caro, bisogna che vada ora perché è tardi, non ho nemmeno giù la vettura. Allora io sollecito l'onore di accompagnarvi. Marchesa. Ma veramente non... Sì, cara, è già quasi buio. E va bene. Vi sono molto grato. Arrivederci, cara. A domani. Signora. Quando rientro l'avvocato avvertito. Ma è già rientrato. È nel suo studio. Ah, è già rientrato. Bella educazione. Ah, siete qui. Mi pare che quando tornate a casa potreste anche venirmi a salutare. Avete ragione, cara, e vi prego di scusarmi, ma ho un lavoro molto urgente da ultimare.
Ah, non sapevo che per voi fosse tanto facile dimenticare le norme della più elementare creanza. Come dite, cara? Dico che questi sistemi non mi vanno e che sarebbe necessario cercare di salvare almeno le apparenze. Come faccio io? E poi quante volte vi devo ripetere che questo mio ritratto qui in mostra non mi piace. Non vi sembra di essere voi adesso poco gentile con me? Credete? Se non sono venuto a salutarvi è stato soltanto per delicatezza. Sapevo che eravate in conversazione con vostra sorella. Ma io non ho nessun segreto. Ne sono certo, cara, non ne ho mai dubitato. Oh. Oh, Teodoro. Oh, Emma. Bentornata. Scusa, sai, ma ho una fretta terribile. Dimmi, è stata qui Giulia? Sì, è uscita qualche minuto fa. Ah, meno male, è stata qui. E non c'era nessun altro, vero? Scusa, sai, ma ho proprio bisogno di saperlo. C'era il barone d'Isola. Santo cielo, e sono andati via insieme. Beh, cosa c'è di male? Lo so io cosa c'è di male. Scusami, scusa. Arrivederci. E sono andati via, a piedi o... Nella carrozza del barone. Ah, in carrozza. In carrozza! In carrozza, che... Grazie di avermi accompagnata. È stato un piacere per me. Peccato soltanto che i miei cavalli abbiano camminato troppo rapidamente. Mia cara Giulia. Buonasera. Andate pure, io rientro a piedi. Avanti. Ah, sei tu, Anna. Avvocato, basta. Andate a riposare. Non avrete intenzione di passare la notte qui? Non fare la brontolona, Anna. Volete prendere qualche cosa di caldo? No, no, non ho bisogno di niente. E la signora? Non ha voluto andare a letto. Come? Non ha voluto andare a letto? Era così inquieta. È nel salotto. Nel salotto? Vai a letto, Anna, vai. Buonanotte, avvocato. Buonanotte. Yeah.
La conosci? No, perché? Ti ha regalato un sorriso. Mi pare che non sia troppo avara, almeno di sorrisi. Perché mi guardi in quel modo? Pensavo alla tua fama di Don Giovanni. Saresti per caso gelosa? Gelosa? Ah, sono una donna di buon senso. Che c'entra il buon senso, scusa? C'entra, perché non farei mai la sciocchezza di innamorarmi di te. Molto gentile quello che dici. Vedi, ogni uomo va trattato per quello che è. Interessante. E io sarei? Un perfetto giocatore. Già. Mentre quel povero ricco... Credi che sia di buon gusto parlarne. Buonasera. Oh. Buonasera, Alfredo. Signora, bacio la vostra mente. Ciao, Alfredo, come va? Sedete qui con noi. Grazie, ma non posso trattenermi. Figurati che devo andare a San Carlo a prendere i miei. Beh, divertimento. A San Carlo? E chi c'è? Ah, c'è Giulia con papà e mamma. Ma dovrò andare anch'io a San Carlo a riprendere mia moglie. Ma come avevi detto che... Ma sai, le convenienze. Perché ridi? Pensavo al discorso di oggi. Cioè? A certi curiosi fenomeni di strabismo. Cooperativa, quindi, come risulta dalla verifica dei registri contabili e dalla relazione dei periti, non ha sofferto alcun danno dall'attività amministrativa esplicata dal mio cliente. E se la parte civile trova che gli sono stati corrisposti compensi in una misura che può apparire eccessiva, ciò però è avvenuto in una forma perfettamente regolare, come dimostra il verbale della deliberazione dell'Assemblea in data 4 aprile. Per quanto riguarda l'altro capo dell'accusa, i documenti e le testimonianze che abbiamo potuto addurre dimostrano, eccellentissimo signor Presidente e signori del Tribunale, due punti essenziali. Primo. Il compianto ingegner Gioiosi aveva interessato il mio cliente alla sua nuova società commerciale, perché il Riverbella poteva rappresentare nella composizione del consiglio amministrativo l'apporto del nome di una ben nota e antica famiglia aristocratica. Secondo, le somme consegnate all'accusato, non esistendo alcun contratto che le fissasse in maniera precisa e determinata, si può arguire gli fossero consegnate a tacitazione di qualsiasi sua eventuale richiesta di compenso per l'attività amministrativa da lui svolta. Il fatto poi che tali somme siano state versate dal mio cliente anziché direttamente dal presidente del consorzio, dalla di lui moglie, signora Amelia Gioiosi, non può costituire una prova sufficiente a dimostrare che tali somme non gli fossero realmente dovute. Tanto più se si tiene conto che le particolari condizioni di salute del defunto ingegner Gioiosi non gli permettevano, come è stato dimostrato dalla testimonianza del medico curante, non gli permettevano, ripeto, di accudire personalmente a tutta la propria attività economica. Da quanto ho avuto l'onore di esporre, mi pare risulti in modo preciso che l'operato del Riverbella non ha menomamente intaccato la saldezza finanziaria della cooperativa, né ha potuto nuocere al buon nome del consorzio nel campo industriale, come è dimostrato nella maniera più assoluta dalla relazione del nuovo presidente del consorzio stesso. Questi dati di fatto sono di natura tale da distruggere qualunque consistenza dell'accusa e pertanto... Eccellentissimo signor Presidente e signori del Tribunale, chiedo che sia emessa a favore del mio cliente sentenza di assoluzione, perché il fatto non costituisce reato. Riverbella, avete nulla da aggiungere? Il Tribunale si ritira per deliberare. Grazie, baronessa, molto gentile. Grazie.
molto pallida, cara. Vi avevo pregato di non venire. Sai, Emma, è la prima volta che vedo Fabio in veste professionale. Anch'io. Ci sarà il tempo per uscire un momento a fumarsi un sigaro? Certamente. Venite anche voi, Giulia? Grazie. Mia moglie non fuma il sigaro. Permettete. Credi che se la caverà il nostro Enrico? No. Per cavarsela se la cava, ma io non vorrei essere nei suoi panni. Ma hai sentito, Carlo? È la gioiosa. Che figura che ha fatto. Lei? Sì, piuttosto la figura che ha fatto lui. Vedrete, io in queste cose non mi sbaglio. Lo assolvono, ma per insufficienza di prove. In nome di sua maestà Umberto I, per grazia di Dio, per volontà della nazione ereditaria, il tribunale ha pronunciato la seguente sentenza nei confronti di Riverbella Enrico. Visti gli articoli 413 e 417 del codice penale e 421 del codice di procedura penale, assolve di Riverbella Enrico dal reato ascrittogli per insufficienza di prove. L'udienza è tolta. L'udienza è tolta! Insufficienza di prove? Effettivamente non è... Ma vuoi che andiamo? Ecco, un momento. Prima vorrei vedere Fabio. Grazie, avvocato Regoli. Prego, ho fatto quanto potevo. Ecco, avvocato. Grazie. Siete soddisfatto? Sì. Avete ancora bisogno di me? No, grazie, vi aspetto domani mattina in studio. Bravo. Molto. Grazie. Rientriamo insieme, Fabio. Volentieri, cara, vi raggiungo subito all'uscita. Sapete, Fabio, devo riconoscere... Volevo dire... Sì, insomma, oggi mi accorgo di essermi sbagliata. Volete alludere alla mia abilità professionale? No, parlavo di... Non ho mai dubitato, e voi lo sapete, che si trattasse soltanto di un equivoco. Volete che non ne parliamo più? Sì. E verrete la caccia dai d'Isola, vero? Vi fa piacere? Certo. E allora ci verrò. Perché mi guardate? Siete così bella quando sorridete. Trovate. Certo, e mi auguro che sorridiate più spesso. Eccoci arrivati. Proprio deciso. Sì, ho deciso. Parto domani con la mia bambina. Vivremo nella nostra casa in campagna, io e lei, sole. Ma allora è proprio una separazione. Sì, una separazione amichevole. Ma lui, Edoardo, ha consentito? Se ha consentito, ne è felice. Ma basta, basta, non voglio apparire come una piagnucolosa moglie tradita. E poi devo pensare agli ospiti. È la prima volta che assisto ad una caccia alla volpe. Vorrei delle spiegazioni. Ah, sì, sì, volentieri. Chissà dove si sarà cacciata mia moglie. E la volpe dove sta? Ah, ma non c'è volpe, signorina. Si estrae a sorte un gentiluomo, il quale parte al galoppo e gli altri lo inseguono. È una galoppata. Ah. Emma, non hai visto Giulia? No, siamo arrivati adesso con Fabio. Conte Brandineschi, duca di Belsito, Alfredo d'Herrera. Speriamo che la sorte mi sia propizia. Perché ci tieni tanto a fare la volpe? Altro che ci terrei, ci farei correre fino a domani sera. Giacomo da Chiarvi. Di allunga altri due buchi qua. Ciao, cognato. Oh, caro Alfredo, vieni un momento che devo parlarti. Ora? Sì. Come vuoi. Accosta.
piuttosto di sentirmi dire noioso e forse peggio, bisogna che ti dica che... Non si potrebbe rimandare a domani? No, domani non sarebbe troppo tardi. Dunque, mi hanno detto che le cambiali da te firmate... Ormai quella è storia vecchia. Saranno pagate domani da D'Isola. Non potrai impedire ad un amico di essere generoso con me. Non ti sei mai domandato perché D'Isola sia tanto generoso con te? Perché? Perché vedi, lui non fa tanti discorsi. Io non ho dovuto pregarlo né umiliarmi. Ha capito in che situazione mi trovavo e mi ha aiutato. Comunque mi pare, non so. Oh, senti Fabio, basta. Il fatto di aver sposato mia sorella non ti dà il diritto di sorvegliare anche me. Ma se tuo padre venisse a sapere? Papà è un uomo di mondo, comprenderà. Verrete? Ditemi che verrete. Il posto è appartato. Nessuno noterà la vostra assenza. Edoardo. Non esitate. Sapete quanto vi amo. Nessuno saprà mai. Al padiglione di caccia fra mezz'ora. E ora sai qual è il tuo dovere. Lasciami in pace una buona volta. Mia sorella ha un marito. Parlane con Teodoro se vuoi. Io non voglio mischiarmi. Ecco, scegliete. A voi, guardate. Il marchese Teodoro. Ecco! Piace la volpe, io non la faccio. Ma perché Teodoro? Sapete che non si può rifiutare. No, ma avanti, avanti. Cosa fa questa volta che non fate ancora? A cavallo. Signori del primo gruppo, a cavallo. Cercavo proprio voi, Emma. Scusate, devo tornare a Napoli. Così all'improvviso? Sì, mi dispiace, è un affare molto importante. E non è possibile rimandarlo? No, non è possibile. Come volete. Arrivederci, Emma. Stupisce di trovarmi qui, vero? Veramente non capisco. Un sigaro? No, grazie. Vi dico subito che la persona che aspettate non verrà. Non so di chi parlate. Comunque vi prego di ricordare che siete in casa mia. Che io non mi sono mai dato la pena di occuparmi dei fatti vostri. Sono qui soltanto per dirvi che la persona che voi avreste dovuto incontrare è già sulla strada di Napoli. È stata lei che vi ha detto di venire qui? No. E con quale diritto? Dimenticate voi... che si tratta della sorella di mia moglie. Ma Giulia... Vi proibisco. Apparteniamo a due mondi diversi, avvocato. Io potrei rispondere della mia condotta soltanto se al vostro posto ci fosse... Chi? Colui che ha spinto quella disgraziata alla disperazione, con la sua ridicola gelosia, o il fratello, che è stato costretto a rivolgersi a voi per questione di denaro. Il primo ignora, il secondo non può. E questo per voi, gentiluomo, è motivo sufficiente per tentare vigliaccamente di disonorare una donna. E sta bene. Siamo intesi. Ma non vorrei che in questo affare fosse mischiato il nome di... Dimenticate chi sono. Allora sceglierete voi stesso... Il pretesto per giustificare il nostro incontro. È semplicissimo. Una donna. Ma sì. A presto. Oh, insomma, cosa succede stamane? Bisogna suonare 10 volte prima di vedere qualcuno. Perdonate, signora duchessa, ero al piano di sopra, non avevo sentito. E cosa facevate poi al piano di sopra? Ma... Avanti, avanti, dite. Insieme con Antonio stavamo facendo i bauli. I bauli? E di chi? Della marchesa Giulia. Giulia parte? Pregatela di scendere un momento. Ma la signora marchesa è già partita. Partita? Quando? Stamane per tempo ha fatto preparare il coupé con la pariglia dei Sauri ed è partita per Castelletto.
Ma... Avanti, parlate. Mi ha ordinato di non farne parola col marchese Teodoro. È impazzita, è veramente impazzita. E Alfredo? Non sarà mica partito anche lui? No, non credo. È uscito alle 7. Alfredo che esce alle 7 del mattino. Cosa sarà successo? Non potrei dire, ma il signorino mi è sembrato piuttosto turbato. Dite a Fulgenzio di preparare subito la vittoria. Esco fra 10 minuti. Ma Fulgenzio ha accompagnato la signora Marchesa. E allora pensateci voi. Ma fate presto. Presto. Buongiorno, Matilde. Buongiorno, caro. Avete fatto colazione? Pochi pensa a far colazione adesso. Giulia è andata al castelletto sola e ha ordinato di mandarle i bauli. Benissimo. La festa è al completo. Che festa? Proprio in questo momento mio cugino da Grano mi ha detto che stamane Fabio si batte in duello con D'Isola. Emma! No, poverina, lei non c'entra. È a causa della Gioiosi. Della Gioiosi? Oh, ma come mai è possibile che Fabio... Eh già, anche voi come me. Fabio, l'integerrimo Fabio, l'ideale dei mariti per una donna come quella. E noi due, vedete, io e voi, eravamo i soli in tutta Napoli a non sapere nulla. Ma veramente sembra che tutto crolli intorno a noi. Coraggio, amico mio. Bisogna aiutare i nostri figliuoli. Essi hanno ancora bisogno di noi. Ma io voglio sapere. Sì, certo, sì. Io andrò al castelletto, ho già ordinato la vettura. E voi andrete da Emma. E Alfredo, dov'è? Quando ho più bisogno di lui, mi manca. Alfredo è uscito perché aveva da fare. Da fare? Sì, una volta tanto. È andato all'università, me lo ha promesso. All'università, lui? Sì. Vi prego, faccio appello alla vostra cavalleria affinché combattiate lealmente e disciplinatamente i miei ordini. Signori, ai vostri posti. Punte sulla linea. Saluto. In guardia. A voi. Un duello come? Ad arma bianca o ad arma da fuoco? Credo alla spada. E la ragione pare che sia una donna. Gennaro, mi stai a sentire? Dite, avvocato, io prendo appunti. Questa volta è certo. È certo che cosa? Avvocato, il terno. 20 la giornata, 13 il duello e 28 in fedeltà. Buongiorno. 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 Sentite, avvocato, sapete per caso dove è andato mio marito? Sono tanto agitata. Signora, io... Ditemi qualche cosa. Forse per qualche contratto importante. Ecco, un affare urgente, mi pare di ricordare. Ma perché è uscito in abito da cerimonia? Signora, c'è di là il signor Duca. Mio padre? Dottore, prego. Colonnello. Grave? No, un fendente alla guancia. Mi pare non molto profondo. Papà. Cara figliuola. Che c'è? Niente, caro, perché? Ma a vedervi qui così presto, è successo qualcosa? No. Sì, papà, è successo qualcosa. No, calmati, Emma. Vieni qui. Vedi, Emma, nel nostro mondo, intendo dire fra gentiluomini, può accadere talvolta... Che cosa? Ma perché fai quel viso spaventato? Molte volte si tratta di formalità, di pure formalità, senza nessun pericolo. Fabio, si batte? Si batte. E con chi? Ma sai, divergenze di idee, con D'Isola. E non mi ha detto niente. Così poco conto nella sua vita. Ma ora cosa sarà successo? Ho paura per lui. Ho tanta paura. Oh. Fabio. Emma. Fabio. Fabio. No, un momento. Dio mi testimonio se non vorrei associarmi anch'io, e di cuore, al tuo grido di gioia, Emma. Duca, vi prego, non dite. No, invece è necessario spiegarci subito. Qui, di fronte a me e a mia figlia.
che se ora porta il vostro nome, per 20 anni ha portato quello degli Herrera, io vi domando di chiarire la ragione del vostro duello, avvocato Regoli. Vedete, Emma, ci sono situazioni nelle quali è implicato l'onore di qualcuno che... L'onore di qualcuno? E voi vi fate il paladino di questo qualcuno? Vi prego, Duca, voi non sapete di chi parlate. Ma se lo sanno tutti ormai, per chi vi siete battuto? Negatelo, se ne siete capaci. Non posso dirvi. Sappiate però, Emma, che non ho commesso nulla che abbia potuto recarvi offesa. Papà. Buongiorno, signor avvocato. Ah, buongiorno, generale. Signor avvocato, se credete, l'ha comparso per la causa Tarentini. Ah, sì. Se volete dettarmi... Scrivete. Regio, Tribunale Civile e Penale di Napoli. Sezione quarta. Mi avete chiamato? La signora il Duca. Sono uscito in questo momento, signor avvocato. Vai, vai pure. Sono pronto. Scrivete. Eccellentissimo signor Presidente, richiamiamo ancora una volta la vostra attenzione. E voi non avete sentito il dovere come fratello? Ce l'ho detto, cosa dovevo fare? E devo essere proprio io a ricordarvelo, vostro dovere. Che bamboccio. Aspettate. Cosa volete fare adesso? Quello che non avete avuto il coraggio di fare voi. Dire la verità. Per carità, non mi rovinate. Siete un piccolo miserabile. Vi stanno più a cuore i vostri pasticci, i vostri meschini intrighi di denaro che la felicità di vostra sorella. Sì, voi fate presto a dire. Un'altra delle tue magnifiche trovate. Non ci mancava che la presenza di quella donna nella nostra casa in questo momento. Scusate, papà, ha voluto venire lei stessa. Appunto per spiegare ad Emma. Per spiegare che cosa? La verità, signora. Poi che lui non avrà mai il coraggio di dirvi come sono andate le cose. Come osate voi, signora? Permettete, Duca. Si tratta della felicità di vostra figlia. Signora, è soltanto questo che dà la forza ad una donna della mia condizione di superare qualsiasi convenienza. Non è per me che vostro marito sia battuto stamani. Io non sono stata che un pretesto per mascherare una situazione molto dolorosa di cui lui è al corrente. Tu sai? Che cosa? È stato per Giulia. E io dovevo del denaro ad Isola. Ma allora Fabio? Fabio ha fatto quello che lui avrebbe avuto il dovere di fare. Ecco fatto. Ah, per la questione dei mulini Merelli sarà bene tentare ancora una conciliazione. Merelli. Qua, qua, la seconda cartella. Avvocato, è già buio. E voi siete qui da questa mattina. Ho finito, Anna. Vi ho preparato un buon tè caldo, con un po' di latte. Ora ve lo porto. Grazie. Ho anche questi documenti, li consegnerete all'avvocato Rossi. C'è altro? Stanco, eh? Beh, un po'. Noi adesso avrete il tempo di andare a riposarvi. Ma avete proprio deciso di... Sì, Gennaro, qualche settimana di campagna mi farà bene. Del resto, il mio sostituto ha avuto istruzioni precise. Adesso andate a casa perché non ho più bisogno di voi. Grazie, avvocato. Vado a mettere questi fascicoli sul mio tavolo. Buonasera. Buonasera, generale.
Avanti. Mettilo lì. Un po' di latte, avvocato. Emma! Fabio! Cara, cara, cara. Mi potrai perdonare? Ti ho già perdonato.